Vogliamo passare alla parola di Dio, come scritta in Efesini, lettera agli Efesini, capitolo 1. Alleluia. Gloria al tuo nome. Grazie. È vero, non si può. Non si può non essere gioiosa alla presenza di Dio. E non si può essere emozionati, io lo sono. Gloria a Dio. Perché la sua presenza è forte in mezzo al suo popolo. E se i nostri cuori lo desiderano, è forte dentro al nostro cuore. E non possiamo rimanere indifferenti. Alleluia. Dice la parola di Dio, capitolo 1, verso 3. Efesini, capitolo 1, verso 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Alleluia. Avendoci predestinati nel suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà, all'ode della gloria della sua grazia che ci ha concessa nel suo amato Figlio. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, il perdono dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia, che Egli ha riversata abbondantemente su di noi, dandoci ogni sorta di sapienza ed intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà, secondo il disegno benevolo che aveva prestabilito dentro di sé per realizzarlo quanti tempi fossero compiuti. Esso consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, tante quelle che sono in cielo quanto quelle che sono sulla terra. In Lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, per essere all'oda della sua gloria. Noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo, in Lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in Lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità, fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati all'ode della sua gloria. Amen. Chiniamo il nostro capo. Vogliamo chiedere l'aiuto dello Spirito Santo, alleluia. Signore, noi ti ringraziamo perché tu, Signore, hai fatto un piano meraviglioso per noi, per la nostra salvezza. E al momento opportuno, quando i tempi erano compiuti, Signore, tu l'hai realizzato. Ma questo piano nella nostra vita ancora non è finito, continua, Signore. E noi ti vogliamo ringraziare e questa mattina vogliamo chiederti aiuto, Signore, sia nell'esporre la meditazione della Tua parola sotto la spinta, l'unzione del Tuo Spirito Santo. Ma ti chiediamo anche, Signore, di aprire i nostri cuori affinché questa meravigliosa parola, che come è stato detto è il pane che viene dal cielo, quel glorioso pane che è Cristo Gesù, penetri nei nostri cuori per portare frutto all'ode e gloria del Tuo nome. Signore, Tu hai fatto qualcosa di meraviglioso per noi. Fa che viene impresso nei nostri cuori, affinché non torniamo mai indietro, ma continuiamo il cammino fino alla fine. Padre amato, grazie, sotto la Tua guida, la Tua unzione. Signore, noi diciamo grazie del Tuo aiuto e di ogni cosa che Tu hai fatto in Cristo Gesù, Tuo figliolo, il benedetto in eterno. Amen. Accomodatevi pure, grazie Gesù. Alleluia. Alleluia Gesù. Dicevo prima, è impossibile non emozionarsi quando si ha la presenza di Dio. Quando poi leggiamo la sua meravigliosa parola,
Come facciamo a non emozionarci? Questa parola meravigliosa è per noi. Questo balsamo che scende nel nostro cuore è per noi, alleluia. E davanti a tanto amore non si può non emozionarsi. Io credo che una persona innamorata, sia maschio che femmina, quando incontra, diciamo nelle prime volte, il suo fidanzato, l'emozione sarà molto grande. Penso che sia stato così con tutti voi, ormai che siamo sposati, siamo anche nonni, ma pure i giovani. C'è un'emozione grande, vero? Se non c'è l'emozione, vuol dire che non c'è amore. Ma uno, proprio perché ama e desidera stare con quella persona, sente il cuore battere e l'emozione cresce. Alleluia. Ecco perché quando ci avviciniamo alla parola di Dio, quando ci accostiamo a Gesù, l'emozione c'è. Gloria a Dio. E grazie, Signore, che c'è. Abbiamo letto un bel passo. Molti nel mondo si chiedono, si fanno questa domanda: chi siamo? Da dove veniamo e dove andiamo? Non so se l'avete mai sentito, io lo sento spesso anche per televisione. Si danno delle risposte, un po' secondo le loro menti, a volte arrivano anche a raccontare delle favole artificiosamente composte, come dice la scrittura, senza sapere che basta andare nella parola di Dio, dove c'è scritto tutto. Chi siamo, da dove veniamo e dove andremo. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Un piano meraviglioso che Dio, nella sua bontà, ha ideato nel suo cuore. Dice l'Apostolo Paolo: benedetto sia il Padre nostro e il nostro Signore Gesù Cristo. Signore, grazie, tu sei benedetto perché tu ci hai fatti partecipi di quel piano, hai realizzato quel piano per la nostra salvezza e per il nostro bene. Alleluia. Egli ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Egli ci vede già lì, già perfetti, già uniti a Cristo, la sposa che è unita al suo sposo Gesù Cristo, ci vede già così. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Egli ci ha predestinati nel suo amore a essere adottati come figli. Alcuni, leggendo questi passi, dicono, errando, e spero che nessuno di noi la pensi così, che Dio ha predestinati, cioè che Dio ha scelto chi sì e chi no che doveva far parte della sua sposa, chi doveva andare in paradiso. Ma non è così. L'amore di Dio è per tutti gli uomini. È scritto che Egli ha dato il suo figliolo Gesù per tutti affinché chiunque accetti quel sacrificio è salvato. Chiunque. Dio non fa particolarità. Purtroppo ci sono molte dottrine in questo mondo, molte persone che stravolgono la parola di Dio, ma noi vogliamo essere precisi, vogliamo prenderla tutta la parola di Dio, non solo alcuni versi. Quindi se Dio ci ha predestinati è perché Dio ha visto in anticipo, siccome Lui è onnisciente, sapeva ogni cosa e sa ogni cosa, ha visto in anticipo la nostra risposta quando ci ha chiamati, quando Egli ci ha attirati a sé, perché noi non andiamo a Lui se non veniamo attirati da Lui. Lo dice Gesù: nessuno viene a me se il Padre non l'attiri. E Dio attira tutti perché vuole il bene di tutti, ma Egli sapeva la nostra risposta. Ecco perché ci ha predestinati, cioè ci ha aiutati, ci ha spinti, alleluia, sapendo che noi volevamo stare con Gesù, vogliamo amare Gesù, gloria a Dio, e ci ha detto tutto, da dove veniamo. Siamo stati creati da Lui. Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza, perché Dio, nel suo infinito amore, voleva quel suo amore condividerlo con qualcuno, condividerlo con
qualcuno, ma noi siamo uno, ecco che dico qualcuno, siamo molti, ma in effetti siamo uno in Cristo, siamo la sposa di Cristo. Quindi Dio, il suo amore, voleva esternarlo, voleva farlo partecipe. Ecco perché Dio ci ha creati. Siamo qui, su questa terra, perché abbiamo disubbidito con Adamo ed Eva, abbiamo disubbidito, ci siamo allontanati da Dio e ne stiamo pagando le conseguenze, perché Dio disse: se mangi di quel frutto, certo morirai. Però Dio aveva già nel cuore il piano di redenzione, alleluia. Dio non avrebbe fatto l'uomo sapendo che avrebbe sbagliato, che avrebbe peccato, per poi mandarlo all'inferno. Dio non è così. Dio è buono, Dio è amore. Dio ha fatto il piano di redenzione, alleluia, affinché chiunque crede in Lui abbia vita eterna. Quindi sappiamo pure chi siamo e dove andiamo, alleluia, perché è scritto sempre nella parola di Dio che ci porterà nel cielo, alleluia, nella gloria beata. Gesù disse: io vado a prepararvi un luogo e dove sono io sarete anche voi, alleluia. Piano meraviglioso di Dio, futuro glorioso del popolo di Dio, alleluia. E noi vogliamo ringraziarlo. Egli ci ha dato ogni sapienza e intelligenza, facendoci conoscere il mistero della sua volontà. E l'uomo continua a cercare a tastoni, l'uomo continua con le sue forze a cercare di meritarsi di andare in cielo. Ma nessuno lo merita, nemmeno noi, è un dono di Dio. E noi l'abbiamo solo accettato, alleluia. E vogliamo dire al mondo intero: accetta il dono di Cristo Gesù, alleluia, e tu avrai la vita. Gloria al nome del Signore. Qual è il piano di Dio? Quello di consiste nel raccogliere sotto un solo capo, in Cristo, tutte le cose, quelle che sono lassù nel cielo e quelle che sono qui sulla terra. Un solo capo, un solo Signore. E ce lo spiega poi in Apocalisse, negli ultimi capitoli, dove farà nuovi cieli e nuova terra, e dove Egli regnerà e sarà in mezzo a noi, dove il sole non ci sarà più, non ci sarà più la luna, perché il sole non avrà, ci sarà più bisogno del sole, Egli sarà la nostra luce. La notte non ci sarà più e noi vivremo con Lui per l'eternità. Questo è il nostro piano glorioso, il nostro futuro. Come facciamo a non essere emozionati davanti a tanto amore? Come facciamo a non dire: Signore, grazie che mi hai fatto partecipi, perché io non meritavo e non merito nulla, ma io ti ringrazio perché tu mi hai fatto partecipi, tu mi hai chiamato, tu mi hai attirato a te. E questa mattina voglio lodarti con tutto il cuore, Signore. Alleluia. Dio aveva fatto l'uomo perfetto, però ha sbagliato, alleluia. Dio l'aveva riempito della sua gloria, ma quell'uomo ha perso la gloria col peccato. In Romani capitolo 3 verso 23 è scritto: tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Alleluia. Sono andato a leggere in vocabolario cos'è la gloria, cosa dice della gloria. Dice: fama e onore universale. Dice ancora: trionfo e beatitudine delle anime in paradiso, lode e elogio con cui si glorifica qualcuno. Noi glorifichiamo e diamo la lode e la gloria a Dio, ma la gloria di Dio è anche un'atmosfera di perfezione. Noi eravamo perfetti come lo era Dio e abbiamo perso questa perfezione. Dio ci ha fatto, scritto in Genesi, a sua immagine e somiglianza. Io mi sono sempre chiesto: Signore, cosa significa immagine e somiglianza? Non so se qualcuno di voi se l'è chiesta, ma io me la sono chiesta molte volte. Signore, aiutami a capire cosa significa. Perché se eravamo a immagine di Dio dovevamo essere tutti uguali, ma non lo siamo. Allora non è l'esteriore che è a immagine tua. Allora cos'è che immagine, Signore, è somiglianza tua? L'immagine Dio l'ha messa in noi col suo soffio,
il soffio di Dio, la sua vita, alleluia, ha messo il suo spirito in noi quando ci ha creati, e noi siamo esseri spirituali oltre che carnali, alleluia. È la sua immagine, perché Dio è spirito, ma siamo anche sua somiglianza nella sua perfezione. Ma come dicevo prima, tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio. Questa perfezione l'abbiamo persa. Ma Dio in Cristo Gesù ce la vuole ridare. Alleluia. L'immagine è rimasta. Lo Spirito ce l'abbiamo ancora finché il Signore non ci chiamerà. Ma lo avremo ancora, perché saremo lassù. Saremo sempre noi, lasciamo solo il corpo qua giù. Quindi, se l'immagine ce l'abbiamo, dobbiamo somigliare a Lui. È questo che ci manca, la somiglianza con Cristo. Alleluia. Gesù, quando era sulla terra come uomo, era in somiglianza e immagine di Dio. Infatti, cosa dice a Filippo quando gli chiede di vedere il Padre? Filippo, chi ha visto me ha visto il Padre. Quando vedi me, vedi il Padre. Quando senti parlare me, è come se parlasse il Padre. È vero che Gesù è anche Dio, però in quel momento era uomo. E da uomo lui rifletteva il Padre. Era riflesso del Padre. Alleluia. Come vedi me che parlo? Come vedi me che agisco? Come vedi me che amo Dio e amo gli uomini? Tu vedi il Padre. E in questo dobbiamo somigliare noi. Noi non siamo così, ma dobbiamo imparare a essere così. A somiglianza di Dio. Alleluia. Un bambino, quando nasce, a immagine del padre o della madre. C'ha due braccia, due gambe, c'ha la testa come il padre, c'ha due occhi. Esteriormente è uguale. Però non so se l'avete mai notato, un bambino quando comincia a crescere imita il padre. Quando lo vedi parlare o lo vedi muovere o agire, ti rendi conto che somiglia molto a suo padre. Dico padre perché il bambino, ma se è la femmina somiglia alla madre, tende a somigliare, fa le stesse mosse, gli stessi gesti, stesso modo di parlare, la stessa cadenza. Quindi comincia a somigliare al padre, può darsi che da adulto un po' lo perderà questo, ma da bambino è così, nella semplicità. Noi nella semplicità dobbiamo somigliare al nostro Signore Gesù Cristo, alleluia. Amen, gloria a Dio, alleluia. Dice sempre la parola di Dio. Alleluia. Lo leggo perché. Dice l'Apostolo Paolo, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. L'Apostolo Paolo aveva imparato a imitare Cristo, a somigliare a Cristo. Alleluia. E lui dice, siate miei imitatori, fratelli, e guardate quelli che camminano secondo secondo l'esempio che avete in noi, poiché molti camminano da nemici della croce di Cristo. Ve l'ho detto spesso e ve lo dico anche ora piangendo, la fine dei quali è la perdizione, il loro Dio è il ventre, la loro gloria è in ciò che torna a loro vergogna, gente che ha l'animo alle cose della terra. Ma noi siamo cittadini del cielo. Alleluia. Fratelli e sorelle, se non imitiamo Cristo, involontariamente imitiamo noi stessi o imitiamo il mondo. Se non siamo a somiglianza di Cristo, siamo a somiglianza del mondo. Come abbiamo letto, noi ci perdiamo. Perché è vero che Dio ci ha salvati, ma la salvezza si può perdere. Ci sono teorie in questo mondo, alcuni dicono no, la salvezza, una volta salvato, salvati per sempre. Non è così. Nella parola di Dio noi vediamo molti esempi
di coloro che, essendo salvati, sono tornati indietro. Dema ha amato il presente secolo, è tornato indietro. Stava insieme a Paolo, aveva ascoltato Paolo, aveva imparato da Paolo, eppure a un certo punto è tornato indietro. Alleluia. Signore, aiutaci a rimanerti fedele fino alla fine. Gloria al nome del Signore. Alleluia. Gloria a Dio. Dice ancora l'Apostolo Paolo in 2 Corinzi 13:8, riflettendo a mo' di specchio la gloria del Signore. Alleluia. Noi cresciamo di gloria in gloria. Quando il Signore ci ha rivestito della sua gloria, non è finita. Se dice di gloria in gloria, perché dobbiamo crescere. C'è una crescita spirituale, sia nella somiglianza che nella gloria. Alleluia, nella perfezione. Abbiamo detto che gloria è atmosfera di perfezione, perché Dio è perfetto. Lo saremo lassù al 100%, ma qui dobbiamo migliorare, crescere. Altrimenti il Signore non si compiace di noi e ci può anche rigettare. Un giorno Dio scelse Saul come re di Israele. L'ha scelto Dio, l'ha unto. Ma Saul ha peccato, Saul si è ribellato e ha perso la sua gloria. E cosa dice il Signore? Mi sono segnati alcuni versi. Gloria al nome del Signore. Dice a Samuele, al profeta Samuele, che intercedeva per Saul. Il Signore gli disse: fino a quando farai cordoglio per Saul, mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele? Vedete che Dio può anche rigettarci se non gli ubbidiamo, ma se andiamo a Lui, Egli ci perdona. Perché lo rifiutò? Lo dice in Prima Re 15:30. Saul, dopo essersi ribellato, cosa pretese da Samuele? Per non fare brutta figura disse a Samuele, che perché Samuele lo voleva abbandonare, lo voleva lasciare, gli disse: ho peccato, è vero, ma tu ora, a Samuele, onorami davanti agli anziani del popolo. Il suo io, il suo ego: onorami davanti agli anziani del popolo e io mi prostrerò davanti al Signore, al tuo Dio. Se tu fai questo, io mi prostrerò davanti al tuo Dio. Non ha detto più al mio Dio, ma al tuo Dio. Alleluia. Perché lui l'ha rigettato. Prima Saul ha rigettato Dio, poi Dio ha detto basta e ha rigettato Saul. Il Signore è paziente, il Signore è buono. Se noi sbagliamo e ci pendiamo e ritorniamo a Lui, Egli ci riporta in alto, non ci abbandona. Fino alla fine Egli cerca il nostro bene, cerca di realizzare quel piano meraviglioso che abbiamo letto prima nella nostra vita. Alleluia. Un giorno chiese a Gesù, Luca 13:23-24, Signore, sono pochi salvati? Gesù non rispose né sì né no. Gesù disse: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti cercheranno di entrare e non potranno, non ci riusciranno. Alleluia. Sforziamoci. È uno sforzo. Mantenere la fede. A volte è fatica, perché c'è l'avversario delle anime nostre che vuole distruggere la creazione di Dio. E nella creazione ci siamo anche noi. La creazione vuole, ormai l'abbiamo distrutta, ha usato gli uomini per distruggerla, ma Egli cerca in tutti i modi di distruggere anche noi. Vuole che il piano di Dio non venga messo in atto, ma Dio non glielo permetterà. Alleluia, perché Gesù l'ha sconfitto su quella croce. Dio ha vinto, Gesù ha vinto su quella croce. Alleluia, e noi facciamo parte di questo meraviglioso piano di Dio. Gloria al nome del Signore. E vogliamo dire: Signore, grazie. Signore, aiutaci questa mattina. Questa mattina, Signore, aiutaci a considerare chi siamo. Alleluia. Figli di Dio.
Perché ci hai creati? Per amore. Dove andiamo? In paradiso con te, Signore, alleluia. È scritto che Gesù è andato a prepararci un luogo e quando sarà il momento ci accoglierà presso di sé. E Gesù non è quello sposo che ci aspetta lì con le mani conserte e dire venite. No, noi vediamo che Gesù ci verrà incontro nelle nuvole, alleluia. È scritto che lo incontreremo nelle nuvole, quindi ci verrà incontro, ci verrà a prendere in braccio e porterà la sua sposa nella sua dimora. Questo è il nostro sposo, alleluia. Questo è il meraviglioso piano di Dio, che si realizzerà quando? Quando i tempi saranno maturi. Però il Signore ci fa vedere, nella sua bontà, ci ha lasciato scritto ogni cosa. Noi, come abbiamo letto, gli ci ha dato la sapienza, l'intelligenza di conoscere ogni cosa, ci ha rivelato anche il futuro, il Signore. E ci ha rivelato che sta per tornare, ci fa vedere i segni. Egli sta per ritornare, è alle porte, vicinissimo proprio. Fratello, è vicinissimo. Alleluia. Ho letto su internet che i rabbini ebrei, quelli più grandi, diciamo, non so come si definiscono loro, hanno detto, sostengono, che loro già parlano col Messia, il loro Messia è già qui e da un momento all'altro si manifesterà. Vi dico questo per farci capire. Io vi dico, porto la notizia dopo, che se è vero, se questo è vero, quanto è vicino il nostro adunamento con Lui, alleluia. Non c'è più tempo. Non facciamo l'errore, come dice l'Apostolo Pietro, che molti diranno, ah ma 1.000 anni sono come un giorno, e un giorno sono come 1.000 anni. Il Signore chissà quando verrà. Non è così. Il Signore ci ha dato tanti di quei segni, che se noi siamo attenti, siamo avveduti, Signore sta per tornare. Addirittura un fratello ieri mi ha mandato un piccolo video che parla a alcuni membri del nostro Parlamento, e c'era un giurista che parlava, che ha scritto pure un paio di libri. Mi ha meravigliato, perché gente inconvertita, questo parlava e diceva ai nostri ministri che Gesù sta per ritornare, e notava e faceva l'elenco di tutti i segni che lui aveva notato, che Gesù sta per ritornare. E io ho detto, Signore, è proprio vero, come tu dici che i figlioli delle tenebre a volte sono più avveduti dei figlioli della luce. A volte noi non crediamo, diciamo sì, verrà, ma chissà quando. Egli è alle porte, se ne sono accorti pure gli altri. Il popolo di Dio non se ne accorge. Signore, aiutaci. Aiutaci a essere pronti, avveduti. Aiutaci a somigliare a tuo figliolo Gesù sempre di più, Signore. Perché tu stai per ritornare. E io voglio venire con te. Brutta sorpresa sarà per coloro che rimangono. Signore, fa che nessuno si perdi. Questa mattina il Signore sta chiedendo a me e a te un esame di coscienza, come ci stiamo comportando. Imitiamo Gesù o imitiamo il mondo? Ci comportiamo come Gesù o ci comportiamo come il mondo, indifferenti? Sì, veniamo in chiesa tutte le domeniche, però indifferenti. Non è così. Signore, aiutaci a imitare Gesù. Gesù, quando si accostava al Padre e pregava, pregava con tutto il cuore, alleluia. Gesù, nella sua vita terrena, molte volte volevano farlo re, non ha voluto, perché non era quello il piano di Dio. Se era orgoglioso, Gesù ha detto, mi fanno re di Israele. Ma non è così. Invece della croce sarei stato il re. No, Gesù ha accettato la croce perché aveva un piano più glorioso, è quello della salvezza di tutti gli uomini.
Alleluia. Guardava al di là, guardava noi, la sua gloria. Alleluia. Non guardiamo il mondo, specialmente i giovani. Guardiamo a Gesù, la nostra gloria. Ormai è finito. Ve lo dico piangendo come abbiamo letto. Non c'è più tempo. Gesù ci ama, ci vuole, ci brama. Consacriamoci, fratelli e sorelle, consacriamoci al Signore. Abbiamo bisogno di Lui. Alleluia. Amen. Questa mattina diciamo: Signore, aiutami a comprendere come mi sto comportando io. Cosa c'è nel mio cuore? Ci sei tu o c'è il mondo? Neanche metà e metà va bene. Neanche metà Gesù e metà mondo, no. Signore, voglio che ci sei solo tu. E aiutami a togliere tutto ciò che a te non piace. Ogni cosa, Signore. Perché voglio venire con te. Alleluia. Stringermi a te e stare con te per l'eternità. Questo è quello che vuole il Signore. E lo vogliamo anche noi. Amen. Allora, a noi la risposta. E a Dio sia la gloria. Amen. Alleluia. Gloria a tuo nome.